Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere qui con noi questa sera. Siamo qui per presentarvi un progetto a cui teniamo molto, un progetto che si chiama Terra dei Santi e che nasce dalla voglia, dalla caparbietà, dalla determinazione di una persona che è Antonella Ciaramella, che ci ha creduto sempre in questo progetto. E ringrazio anche Massimo Falcade, il presidente dell'Associazione Terra dei Santi, con il quale siamo sempre a stretto contatto per condividere idee e iniziative. Che cos'è Terra dei Santi? Noi abbiamo realizzato 5, chiamiamoli documentari, chiamiamole pillole di storie, sui santi che ci sono a Casoria. Quindi ogni puntata, di questo, ogni episodio, insomma, riferito a un santo, ha una durata che varia tra i 5, gli 8, 9 minuti, e dove ci sono io che vi accompagno in questo percorso, facendovi anche, no, mostrandovi anche quelle che sono le chiese dove questi santi a volte hanno operato, altre volte no, chiaramente, perché le chiese sono nate dopo l'arrivo del santo. E poi c'è una persona che vi parlerà del santo, che è una persona poi legata soprattutto alla conoscenza del santo che c'è. Noi siamo stati contenti di accogliere questo progetto, prima siamo stati contenti di farne parte quando è iniziato, e noi ci crediamo molto in questa cosa dell'unità nell'unione. Sul territorio già sperimentiamo una parrocchia e destinazione, funziona, è la carta vincente, perché se si lavora insieme in unità si arriva lontano. La maggior ragione, se tanti santi si mettono insieme e con noi vogliono dire di loro, può fare forse veramente un diavolo grande per questa città che ne ha tanto bisogno, no? Poi ecco, veramente guardando il futuro, se veramente facessero questa metropolitana, Piazza Cirillo, fare una bella fermata, Piazza Cirillo, se vado sotto io, fare di una bella cosa, la buttavo, non un sogno grandioso, però ecco, questo insieme a tutti gli altri santi, veramente, ecco, loro in vita ci hanno insegnato l'unità e la comunione, perché se si ritrovano tutti a Casoria è perché si sono dati la voce in più l'altro che viene qua. E penso che noi, suore, come figlie spirituali di questi grandi santi, abbiamo l'obbligo morale di fare altrettanto. Quindi veramente noi ci apriamo a ricevere il progetto, vada sempre, senza più avanti, ma per il bene del territorio, perché è in fondo la carità e la serenità che deve passare attraverso le nostre strutture, attraverso di noi e i nostri collaboratori, ma che questo progetto vada sempre più avanti e che, ecco, questa realtà che è la terra dei santi possa fiorire e portare in realtà, ecco, qua soriamo. Quindi grazie per l'intento che ci mettete e noi ci metteremo altrettanto insieme a voi. Grazie, grazie mille. Noi stiamo facendo questa sorta di tour tra le chiese per presentare il progetto, e poi avremo una manifestazione finale che si terrà il 1 marzo al Palazzetto dello Sport, dove vedremo davvero tutta la cittadinanza, un incontro molto grande. Ci sarà anche un momento di spettacolo, tanta attività, si presenterà il progetto al completo, e vi auguriamo davvero, grazie ancora di essere stati qui, una buona serata a tutti voi. Grazie.